Buongiorno, prima di tutto che volevo veramente porre in evidenza proprio il titolo è che il nostro gruppo di lavoro, non so se anche gli altri l'hanno fatto, per l'origine hanno pensato sul volume di cui abbiamo fatto parlato nella giornata di oggi, e questo gruppo di lavoro ha continuato a lavorare su questi argomenti anche in questi anni scorsi. E quindi diciamo che il mio contributo è un contributo che nasce anche da tutto il lavoro che c'è dentro il nostro gruppo. Vorremmo subito, visto che dico subito magari voi, perché poi qualcuno mi ha contraddito, anche la dottoressa Dragone, in altre nostre colleghe, vorrei perché poi penso di dimenticare qualcuno, è Anna Stella, per il tuo domande per qua averci. La collega Maggi, la Felice, che non ho memoria, comunque, Claudia Maggi, scusate. La collega ha parlato della nostra perplessità di poter eventualmente introdurre l'argomento cosa è accaduto in occasione della pandemia alle età più giovanili oppure già nell'adolescenza. Molti studi che sono stati fatti anche in questa materia e ancora si sta vivendo, quindi ha una sua caratteristica di onda già strutturata. Abbiamo assistito durante il periodo della pandemia e subito dopo, ancora siamo in pandemia, insomma, specialmente nel periodo del lockdown, a dei movimenti diciamo contrapposti. In alcuni casi sono emerse delle esplosioni diciamo di conflittualità latenti, aggravarsi in alcune situazioni finite, ma in alcune famiglie abbiamo assistito invece a dei movimenti positivi in ambito di per esempio la sindrome dello spettro autistico, determinando in qualche caso addirittura la sindrome del progetto riabilitativo in struttura pubblica. Su come poter eventualmente interpretare questo fenomeno ancora, come possiamo definire, io rimando il libro Genitore, edizione Maggi, di cui è autrice anche la dottoressa Carrora, nella quale si sintetizza cosa può essere accaduto nelle famiglie in cui abbiamo assistito a questo miglioramento. Sono le famiglie, dei gruppi familiari, nei quali i genitori hanno avuto la possibilità di inserire il comportamento del figlio in un diverso senso prima di allora inimmaginabile. Quindi questo può farci riflettere, ma io lo dicevo perché è la riflessione che abbiamo fatto per noi. Come mai a livello esperienziale abbiamo potuto osservare che i movimenti migliorativi sono avvenuti all'interno di famiglie dove il bambino in difficoltà, il bambino veramente compromesso, non era figlio unico, ma con la presenza di fratelli, ma hanno determinato quindi un nuovo modo di essere in casa, un nuovo modo di vivere la fratellanza. E ci siamo detti, ma possiamo cominciare a studiare il legame non soltanto in senso verticale, ma anche in senso orizzontale? Cioè, cominciamo a parlare di quelle che sono ciò che accade, cominciamo ad ampliare il nucleo familiare. Questo è un po' l'argomento. Su questo, diciamo, mi interpreto che la collega l'ha anticipato e quindi volevo dire che anche di questo abbiamo parlato, forse può essere un argomento sul quale possiamo tornare, sul quale si può iniziare, diciamo così, a lavorare, senza restare sempre su madre e bambino, provare ad ampliare. Insomma, il gruppo familiare interpretato appunto, come dicevo, non solo in senso interdinario, ma nel senso orizzontale. L'immagine successiva che volevo farvi vedere è questa. Questo è un quadro che è stato dipinto da un mio amico che ora non c'è più, e ha dipinto tutte le tavole dell'inferno, del paradiso, del purgatorio. E questa è l'ultima tavola che ha fatto, è rappresentata dal primo canto dell'inferno. Perché l'ho presentato? Perché io l'ho detto l'inferno, prima abbiamo studiato su libri dove
parlavamo dei bambini presso il cinturone di ferro, che credevano sempre bambini, diciamo, genitori presso il bambini di ferro. Quindi c'è sempre questa idea di questo inferno paralogico che si muove intorno alle difficoltà. Si sente? Ah, parlo un po' anche il pugliere, allora volevo potete leggere anche voi, come viene al loro gelato il fioco, non ti mandavo lettore, io non lo scrivo, però come mi parlare sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. Penso oggi mai per te, sei che lo ingegno, ma io vieni d'uno e d'altro vivo. Cosa possiamo dire noi con questo riferimento all'inferno? L'inferno viene immaginato da Dante come un punto di caduta, Lucifero piomba nella terra e la terra si apre di spavento. E questa è la reazione. Ma queste sono scritte nel 1300, quello che noi osserviamo ai nostri pazienti, quando si parla della diventare gelato o fioco. Quando si dice che non si hanno parole per descrivere, oggi stiamo parlando di che cosa? Della paura e del terrore senza nome, senza parole. Oppure la situazione del non senso di sé, che è non morire e non rimasi vivo, è una situazione spesso di disperazione espressa con una tale chiarezza che non so che è molto alto. I punti che abbiamo tentato di trattare sono pochissimi e sono l'epidemia, diciamo così, nascosta, cioè senza evidenti avvenimenti traumatici, quindi parlerò di adolesse, e invece il lutto diventa un'età infantile che ha la caratteristica di non poter essere recuperato attraverso l'aiuto dell'altro genitore e poi anche della depressione, della depressione materna, cosa induce? La depressione materna abbiamo provato a partire da California con i voti della depressione, adesso mi ricordo più chi l'ho, insomma, Borgna, che ci parla della desertificazione delle emozioni in caso di situazione di depressione. La desertificazione significa che non ci nasce niente. La desertificazione significa che davvero tutte le cose che ci sono dette questa mattina, il mancato di sfruttamento, il mancato possibilità di integrazione, il costruire insieme le emozioni, la presenza dell'emozione, fa male il bambino, ci si cura del bambino, non sono possibili. Ci dice Borgna che parla della indifferenza, parla dell'indifferenza depressiva, che ritiene essere la peggior, diciamo, più crudele, dice più crudele e inesauribile malattia della vita psichica. E in essa siamo prigionieri di un deserto della speranza che non consente alcuna reale comunicazione, alcuna sincera relazione con il mondo delle persone e delle cose. Nell'indifferenza siamo immersi in una solitudine avida di verità. Cosa dice Borgna? Che nell'indifferenza depressiva ciò che accade è che la solitudine si trasforma in sovrappiù. E questo è l'aspetto tragico che vive e percepisce il bambino. Leggo solo qualche riga di un episodio che ho chiamato il famoso bambino sveglia. Figlio di una madre depressa. Un raccontino delle breve, lo riduco per un pochissimo tempo. Mirko esce da scuola, con le tazze piene con fili di tappoli, per esempio, ma non le piace, non ispeziona, fa perdere via con lui. Mamma, che fai? Non mi controlli.
quasi gricaneo, rigido e immobile. È sconcertato. La scena è presso la bella attesa, fatta di ispezioni del luogo, a casa di piccole mutandine, rimproveri, negazioni dell'evidenza, vergogna, restituzione di giocattoli rubati. Cos'è accaduto? Che cosa, quale crisi e quale posta in atto? Come può un bambino che ha necessità di darsi corpo, tanto più corpo, per poter avere almeno un corpo, uno spazio sempre più grande nella mente della madre, quando la madre non ha più alcun interesse a neanche più toccarlo, quindi completamente congelato qualsiasi possibilità di rapporto. Questo bambino proverà ancora a rubare senza essere ispezionato e imparerà qualcosa, imparerà a costruirsi un falso sé, imparerà a dire lui quello che si occupa della mamma e diventerà il famoso bambino sveglia, che ha 8 anni, mette la sveglia, altrimenti lui insieme alla sorellina non potrà in alcun modo andare a scuola, perché la mamma dorme ubriaca dalla sera precedente, senza alcuna possibilità di svegliarsi. Questo bambino però, fin da piccolo, aveva soffriva di una parosmia molto imponente, non so per descrivere, molto imponente. Allora, se la parosmia è una forma di dissociazione comunque che accade nell'ambito del sogno, solo possiamo pensare che questa parosmia sia stato quel terreno che consentiva alla situazione tra, alla dramma di diventare un'esperienza drammatica, oppure ciò che è rimasto in difesa del bambino che esprime veramente il sogno, il suo tentativo di associazione. Tentativo. Non tentativo, tentativo difensivo attraverso l'associazione. Quello che vuole farvi vedere subito, quando ci usciamo, è comunque. Non mi è servito perché troppo poco. Questo è un quadro perché comunque noi siamo esattamente nella situazione del lutto non elaborabile, del lutto nel quale per la reazione malinconica del padre non è possibile esprimere neanche la prima fase del lutto, che è quella della protesta. Figuriamoci in fase successiva, figuriamoci quelli della questo libro che è la morte della madre e la bambina. Potete vedere che il movimento è sempre lo stesso, è sempre quello di cercare di stare chiusi al mondo, chiusi, non vedere, non sentire, assolutamente. Cosa dirà comunque le frasi che dovevo tirare fuori? Ho ereditato due dei più spaventosi nemici dell'umanità, il patrimonio della consunzione e la follia, scriverà anche. Nella fase della mia infanzia abitava una malattia di morte, non ho mai superato l'infelicità di allora. E allora ho vissuto con i morti. Sappiamo che comunque ha avuto un lutto di 5 anni, una madre morta, successivamente una sorella più grande morta, un altro fratello e la sorella nella follia. Lui stesso ha subito dei ricoveri richiesti o imposti. Diversamente da Munch, possiamo tornare a quella che è la base dell'epidemia nascosta, e quella che noi abbiamo dovuto ricordare con Ernesse. Stiamo parlando di adulti che il mondo è conosciuto come capaci, geniali, con dei riconoscimenti ufficiali, immaginando Ernesse. Ernesse era un bambino dotato. Si parla di lui, proprio nel libro di Alice Miller, il dramma del bambino dotato da ricerca. Il vero sì. Anche Jung
era sensibile, non ha conosciuto Permanesse nella 1919-20, non si era appetito, siccome medico, siccome amico in Svizzera. Comunque anche io ho scritto il bambino adottato, evidenziando in una conferenza, diciamo, della 42, evidenziando che sono le difficoltà di un bambino adottato, lui se si chiama un bambino adottato. Cosa è accaduto per Permanesse? Permanesse è stato dei genitori che hanno cercato di veramente di distruggere, frantumare la sua identità, ma veramente frantumare la sua identità, non diciamo nonostante fosse un bambino adottato, ma proprio in quanto bambino adottato. Quindi, quando parliamo di epidemia nascosta, vogliamo evitare abusi, frantumazioni, anche senza, come si diceva stamattina, eventi determinati, precisi, ma la continuità della violenza. Per la Messe, diciamo, quest'anno, parlavamo insieme, dopo 100 anni del suo più famoso libro, che si tratta. E cosa possiamo dire di lui? Che aveva sempre l'azione di dire di sé una grandissima paura, e una paura veramente senza nome, una paura nella quale lui, che desiderava comunque il contatto con i genitori, per quale comunque scappava a 5 anni, solo di poter curare per sedere, che manifestava la sua originalità disprezzata persino nella guardare di stelle, nel fatto che a 4 anni già cercasse di suonare. Era tutto, cioè, negli anni del padre e della madre, erano poi queste immagini di denigrazione, visione, allontanamento. È scappato dalla scuola dove aveva iscritto, quindi gli hanno attentato il suicidio e quindi gli hanno ricoverato per un anno, cioè storie assolutamente tragiche. Sto finendo, allora, non voglio tagliare oltre, vediamo tante cose, vediamo tutte le immagini, che è sempre prima. Lo vediamo? Sì. Allora, ci dice Cordia che non esiste solo un momento della certificazione, ma esiste anche il momento della possibile speranza. Ricordiamoci che l'espressione usata da Jung sullo scopo della psicoterapia è determinare uno stato psico del paziente, nel quale comincia a sperimentare con la propria natura uno stato di fluidità, mutamento e divenire, in cui nulla è eternamente di stato pianificato senza speranza. Questa è, diciamo, il nostro, chiamiamolo così, biglietto da visita con il quale noi intendiamo affrontare le difficoltà anche nelle fasi di della psicologia indiana. Questa è l'ultima parte, con l'accenno alla fiducia e alla speranza, dicevo tutto io, del cammino nascoso in camera di comando del terremoto e senza cura del tutto. Salimo su e primo e io secondo, tanto più vidi delle cose belle che porta il cielo per un rifugio tondo, e quindi uscivo a vedere le stelle. Anche in inferno è possibile vedere le stelle. Vero che Dante finisce anche il paradiso della, diciamo, del purgatorio, del paradiso delle stelle, ma qui è importante che anche dall'inferno ci sia questa possibilità di speranza.